Quello che state vedendo non è un film di Miyazaki, non siamo in Giappone, ma questo è tutto quello che si vede dalla finestra della casa dove abita mia mamma in campagna e quindi sto passeggiando nei prati circostanti l'abitazione di mia madre, che vive in mezzo a questi ciliegi che sono spettacolari, e così volevo condividere con voi questo meraviglioso spettacolo della natura. E questo è il suo cane, Remy. Ciao, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vado con la seconda parte dei profumi primaverili e visto che siamo entrati nel mese di maggio, comincio subito con un profumo che ha come nota di base, non come nota di base, ma come nota centrale, la rosa. Un profumo che ho comprato recentemente a Grasse ed è Moment Volé. Moment Volé, non so se lo sto pronunciando correttamente. Comunque, questo profumo qui è stato realizzato dalla Fragonard, per il museo di Grasse, per il museo Fragonard. Infatti, non si trova. Non si trova presso la fabbrica Fragonard, ma proprio quando andate a visitare il museo, quindi è un'edizione speciale per il museo. È un profumo delizioso dove almeno sulla mia pelle la fa da padrone la rosa. Ha delle note di testa che sono tra il verde e il fruttato, perché abbiamo il ribes nero, abbiamo il lampone e le foglie di violetta. Nel cuore poi abbiamo una rosa, la rosa di Damasco, accompagnata dal giaggiolo e dalla violetta. E abbiamo un fondo ambrato fatto di note verdi, boschive e ambra. Quest'ambra che si fa abbastanza presente quando il profumo comincia a scemare e appaiono le note di fondo. Però la rosa si sente dall'inizio alla fine, dopo che viene spruzzato il profumo, subito dopo le prime note di testa, direi che la rosa emerge quasi subito. Un eau de toilette, la durata è buona perché io sono riuscita a sentirlo ancora sulle giacche, sui vestiti, e quindi per essere un eau de toilette veramente, veramente è un ottimo profumo. Poi ve lo recensirò anche questo, come ho fatto per la prima parte dei profumi dedicati alla primavera, nei suoi particolari, perché altrimenti questo video diventerebbe troppo lungo. E questo era Moment Volé di Fragonard. Come altro profumo primaverile al quale ho già dedicato il video, la Mimosa di Fragonard, sempre in eau de toilette, però anche questo, per essere un eau de toilette, è davvero molto molto persistente, è una meraviglia, è mimosa allo stato puro, un profumo che riesce a riprodurre veramente la mimosa qual è nella sua fragranza, e hai la sensazione di spruzzarti un profumo molto naturale, non hai questa sensazione di profumo sintetico addosso. È meraviglioso, con questo fondo molto molto dolce, un profumo che può piacere a chi ama sicuramente i profumi dolci. Vi leggo le note anche di questo: sono bergamotto e violetta in testa, gardenia, mimosa e fiore d'arancio come note di cuore, e poi come note di base abbiamo l'eliotropio e il muschio animale. Ma direi che anche qui l'eliotropio è quello che è più presente nelle note di fondo e che danno a questo profumo la caratteristica di un fondo molto molto dolce per tutto il tempo nel quale almeno mi rimane addosso. È un profumo meraviglioso, consigliatissimo. Poi andiamo a un profumo che è di fascia, diciamo un po' più elevata di prezzo, ed è un profumo di Guerlain. È un profumo che ho comprato anche grazie ai vostri consigli, che non si trova tanto facilmente nelle profumerie, ed è un profumo che adoro. Questo qui è l'Instant di Guerlain. Un profumo con un fondo anche questo molto dolce, mielato, perché c'è il miele proprio nelle note di fondo, e voi sapete da altri video che ho fatto che amo moltissimo
sentire il profumo del miele nelle note ed ha una magnolia molto molto importante nel cuore. Direi che è uno dei profumi alla magnolia più belli che io abbia mai sentito. Nell'istante di Guerlain viene esaltata più che altro la parte cremosa della magnolia, più che la parte agrumata, perché per sua natura la magnolia ha anche questa parte agrumata che si percepisce di più in altre fragranze, delle quali poi vi parlerò perché la magnolia è tra le mie note preferite. Ho già dedicato un video alla magnolia di Bulgari, a Magnolia Splendida, ma vorrò tornare su questo argomento. È una creazione di Maurice Roussel e non possiamo non ricordarci di lui perché è l'autore del profumo Insolence, un altro dei miei preferiti, uno dei grandi classici di Guerlain. Vi leggo brevemente le note anche di questo, che sono bergamotto, mandarino e mela rossa in testa. Come note di cuore abbiamo iris, gelsomino, ylang ylang e magnolia, e la magnolia appunto la fa da padrone. Come note di base abbiamo muschio animale, ambra, benzoino, vaniglia e miele bianco. E direi che miele bianco, vaniglia e ambra sono un accordo meraviglioso che si riesce proprio a sentire. Questo è un eau de parfum, durata eccellente, eccellente, però è un profumo molto molto morbido, molto delicato e quindi adatto a questa stagione. La scia è moderata, però la sua persistenza e il suo sillage sono veramente ottimi. Altro profumo del quale vi voglio parlare è un profumo talcato, un profumo molto molto delicato ed è Fior di Talco della Elan. A me piace molto questa fragranza in inverno da usare come profumo per andare a dormire o dopo che mi sono fatta la doccia, però la primavera mi richiama spesso queste fragranze un po' coccole, un po' dolci, un po' appunto talcate anche durante il giorno. Io sono molto stagionale per i profumi, ve l'ho già detto in altri video, e ci sono fragranze che ad esempio d'estate non riuscirei mai a portare, quando invece in inverno le uso tanto 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 ed è molto molto buono. È la fragranza, direi una fragranza talcata per eccellenza, con delle note agrumate in testa di limone. Che si sente almeno sulla mia pelle, queste note agrumate di limone si sentono parecchio, e poi rimane questo odore di talco che riporta all'infanzia. Molto delicato, bellissimo, consigliatissimo. È un eau de parfum, tra l'altro, e la sua durata direi che anche di questo è abbastanza buona, anche se non ai livelli chiaramente dell'instant di Guerlain. Quello è molto molto più persistente, almeno su di me. Questo va via prima, mi dura sulle 4-5 ore, quindi un po' meno di quanto dovrebbe durare uno de parfum classico, mentre l'instant mantiene proprio la durata vera e propria dell'eau de parfum. Bellissimo tra l'altro il packaging, veramente stupendo, come potete vedere, bello anche da regalare, un costo direi abbastanza accessibile a tutti quanti, perché mi pare di averlo pagato sui 25 euro, quindi non è nemmeno esagerato. L'instant di Guerlain invece sui 45 credo, per un 50 ml di prodotto. Ed ora passo a un profumo che è un grande classico. Si tratta di Coco Mademoiselle, però nella versione eau de toilette. E questo profumo è uno dei profumi della mia vita. Io sono un amante di Coco Mademoiselle e l'eau de toilette mi piace soprattutto quando inizia a fare un po' più caldo, appunto verso la primavera. Ricorda quello stile di profumi come anche il Miss Dior del 2012, però non l'ultimo Miss Dior, solo che quello è un po' più caldo come note, forse un po' più adatto magari quando fa un pochino più freddo, anche se comunque portabile tutto l'anno. Questo invece, secondo me, è la versione più fresca.
E mi ricorda moltissimo la nuova formulazione del Coco Chanel Intense. E per certi versi è come se Coco Chanel Intense fosse una versione molto più intensa di questa versione qua dell'Eau de Toilette e non dell'Eau de Parfum, quello che conosciamo. Buonissimo, tra l'altro, anche quello, e sono tentata di prenderlo, però più che altro per l'inverno, perché è talmente intenso che lo sento di più come un profumo per l'inverno, l'ultima creazione di Coco Chanel. E vi leggo le note: arancia, pompelmo e bergamotto in testa. Infatti, l'Eau de Toilette ha questa particolarità del pompelmo, che è una nota che mi piace tanto. Poi abbiamo nel cuore lici, gelsomino italiano e rosa. E come note di base abbiamo il patchouli, il vetiver di Tahiti, la vaniglia bourbon e il muschio bianco. È stato creato da Jacques Polge nel 2002. Quindi pensate quanti anni ha questo profumo, da quanto tempo è stato formulato. È un profumo, direi, energizzante, molto molto primaverile, e è un profumo che metto quando ho bisogno di uscire, di incontrare qualcuno, magari anche per un colloquio. Secondo me è indicatissimo, perché vi dà la carica. È proprio un profumo che carica, questo qui. Ed infine vi parlo di un profumo che io adoro letteralmente, che però è un profumo che o si ama o si odia, come quasi tutti i profumi di Mugler, e si tratta di Womanity. Questo è un eau de parfum ed è giocato tutto sulla nota del fico. Infatti abbiamo il frutto del fico, abbiamo le foglie del fico e sulla nota del caviale. È un profumo che è legnoso e salato allo stesso tempo e ricorda il mare. Direi che è tra i profumi marini per eccellenza. È un profumo che ricorda il mare in tutti i suoi aspetti, anche in quelle note salmastre che vengono dall'acqua e che si mescolano negli odori quando vi arrivano, ad esempio quando c'è il vento che trasporta gli odori del mare. Vi arrivano anche questi odori che sono tra il salmastro e l'animale e che magari per certe persone potrebbero anche risultare sgradevoli, però quella è l'atmosfera che questo profumo evoca. E poi c'è questa nota di fico, proprio una nota che si sente tantissimo ed è una meraviglia. È stato creato 18 anni dopo Angel, non ha avuto lo stesso successo di Angel, e questo è un profumo, secondo me, da sirena, un profumo veramente difficile da descrivere anche. E ne ho sentite di tutti i colori, perché c'è chi dice che questo profumo sa di pesce, per non parlare di altri odori ancora peggiori, e invece c'è chi come me lo ama veramente alla follia. Un profumo che praticamente lo ricorda tantissimo, ma tanto tanto, e che però forse ha le note salmastre un po' più attenuate, è un po' più magari portabile, un po' più amabile, ma che è questo comunque, molto molto simile, è il profumo Paradox della Gallimard, che io ho acquistato a Grasse. Questo fa parte delle miniature, miniature fino a un certo punto, perché c'è dentro parecchio prodotto, come potete vedere. Ho preferito acquistare delle confezioni di miniature per riuscire a provare un po' tutti, sia i Fragonard che i Gallimard, e questo è proprio molto molto simile a Womanity. Le note di Womanity, ve le dico brevemente, ma sì, sono poche, perché di solito Mugler non mette mai tante note. L'ha fatto per Alien, l'ha fatto per altre profumazioni, mette quattro note in croce, ma si capisce poi che dietro c'è un grande lavoro e la piramide è molto più complessa di quello che viene dichiarato sui vari siti. Infatti si limitano a riportare fico, caviale, albero di fico e foglia di fico, ecco.
Quindi niente, se vi capita di provare Paradox, veramente merita tanto. Paradox di Gallimard, che mi piace tanto. Poi anche di Mugler, i flaconi sono sempre stupendi, a volte un po' futuristici. Questo mi ricorda un po' l'Art Nouveau, ha questo aspetto così un po' decadente, con questo tappo un po' particolare. Siccome questa è la versione da 30 ml, non riporta le maschere che sono disegnate sui lati del tappo, perché mi pare che ci siano anche sui lati del tappo. Invece le maschere si vedono sul flacone, proprio sono disegnate nel vetro, sia di qua che dall'altro lato. Quindi bellissimo anche il flacone. Io lo trovo un profumo estremamente femminile. È adatto a questa stagione, perché essendo che è un profumo, come tutti i profumi di Mugler, estremamente persistente, longevo e che lascia parecchia scia. Magari non lo vedo più quando inizia a fare molto molto caldo durante l'estate, però essendo una fragranza giocata sulla nota del fico, mi piace molto indossarlo in questo periodo. E direi che con questa carrellata ho terminato la seconda parte dei profumi primaverili, che poi vi descriverò nel dettaglio nei video che verranno nei prossimi giorni. Con oggi siamo già entrati nel mese di maggio, perché il 1º maggio spero di riuscire a mandare in giornata il video e a pubblicarlo, altrimenti verrà pubblicato domani. Un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao a tutti!